Taranto, giornata di commemorazione delle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato, una iniziativa organizzata dal Comitato 12 giugno, un'iniziativa giunta alla 9ª edizione. Siamo qui presso la zona del quarto sporgente proprio per ricordare la tragica fine che fecero due lavoratori che furono sbalzati in mare anche con una gru spezzata e collassata in mare. Ci riferiamo alle vicende di Francesco Zaccaria nel 2013 e di Cosimo Massaro nel 2019, una fine analoga, appunto sbalzati in mare, con queste gru collassate, spezzate, piegate in due, poi inabissate nel mare. È un luogo simbolo perché passano gli anni, ma purtroppo assistiamo all'assoluta indifferenza delle istituzioni, si continua a morire. E il simbolo negativo, il simbolo di morte di Taranto è quella realtà che si chiama Ex Ilva, che si chiamava ArcelorMittal, che si chiama Acciaierie d'Italia e che uccide, diciamocelo, con la complicità dello Stato, delle istituzioni che in tante circostanze hanno fatto belle parole e si sono rivelate purtroppo assenti a tutti i livelli. È il caso di invertire la rotta perché si muore in quello stabilimento e all'interno e appunto provocando la morte dei lavoratori e all'esterno per le ben note vicende ambientali. Quindi la consapevolezza che alle tante parole davvero debbano seguire i fatti, ma si vogliono ricordare tutte le vittime del lavoro, le vittime del dovere, di qualunque colore, qualunque sia la provenienza appunto relativa al posto di lavoro. Un ricordo di chi ha speso la propria vita per il lavoro, per il dovere, ripeto, a tutti i livelli. C'è stata una cerimonia davvero suggestiva con il lancio appunto delle corone in mare. E emerge anche un aspetto personale. Io ricordo mio padre deceduto un anno fa, mio padre era sottufficiale di marina, mio padre è consumato dall'amianto, dai metalli pesanti, è morto per un tumore raro, per un angiosarcoma. Lanciando questa rosa in mare voglio ricordare mio padre, voglio ricordare tutte quelle vittime del lavoro, sperando, essendo certo, che Dio le abbia in gloria. In cielo e in terra sia santificato il tuo nome. Dacci a noi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberati dal male. Amen. Pace a loro.